Ragazzuoli, amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, grandissimi, l'avete letto dal titolo. Oggi il mio coach valuterà per la prima volta nella sua vita il gigante di Federico. Cioè ragazzi, guardatelo, ha raggiunto la miglior condizione della sua vita e Fede, buongiorno. Buongiorno. Come voi? Stai? Bene, bene, voi tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Non siamo in forma come te, però tutto a posto. Grazie. Bello tondo, Allora coach, che ne pensi? Beh, allora, non l'ho ancora visto. Però da quello che vedo è praticamente imbarazzante, cioè, non so, cioè ragazzi, caviglia piccola e polpaccio grosso, polpaccio gigante, che sembra, che invidia, sembra non so, un centometrista. Fede, ti hanno programmato in un modo pazzesco, c'è un cyber. Io direi, facciamo una bella cosa, visto che c'è di mezzo una possibile gara per il nostro Federico, direi di fargli fare un po' di pump e coach si toglierà la maglietta. Valutalo. Allora, prima di procedere con il check fisico del buon Federico, Fede, sei pronto? Prontissimo. Ho dei regali, mi stanno cadendo. Ho dei regali per te. Qua abbiamo whey protein, falli vedere, abbiamo gusto burro di arachidi e cioccolato, cocco croccante e cioccolato. Qua ti regalo intra workout, L-carnitina e creatina, tutto per te. Così rientro nelle 4000 calorie. Esatto. Non farli cadere. Vi ricordo, amici, che trovate tutti questi prodotti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, utilizzate il codice sconto DanFSG. DanFSG su prodotti singoli e non su pacchetti di convenienza, quindi che state aspettando, proprio come il buon Federico, soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico durante la giornata, che nel tuo caso è bello alto, oppure ricaricatevi al meglio durante il vostro workout. Fai un po' di push up, fai un po' di bicipiti. Intanto vi faccio un piccolo aggiornamento. Allora, Fede ha fatto un periodo di definizione, infatti a livello di BF è sceso parecchio, ha perso anche 2-3 chiletti se non sbaglio, giusto Fede? Sì. Sono passato dagli 88 agli 84 e adesso peso 80. Ah cavolo, sei passato da 88 a 80 kg nell'arco di 6 mesi? Sì, più o meno. Ok, quindi l'hai fatta, in modo graduale? Sì, sì, non di volta, ovviamente. Vabbè, poi il coach ti farà un paio di domande per quanto riguarda i tuoi workout, perché da quello che so ti alleni 7 su 7. 7 su 7, 3 ore al giorno. 7 su 7, 3 ore al giorno, in primis perché tu mangi 4000 calorie al giorno. Sono molto alto. Quindi comunque devi avere un alto dispendio energetico, ma soprattutto tu ti alleni perché? Più che altro per la performance, non mi sono mai allenato, come ho già detto più volte, per l'estetica. Quindi per me l'estetica è una conseguenza di quello che faccio. Provare magari a partecipare appunto alla gara, avendo... Sì, ti mette alla prova, insomma, ci sta. Volevo specificare una cosa, Federico si allena 3 ore al giorno non perché deve allenarsi 3 ore al giorno, ma perché lui ama allenarsi, certo. Mi piace farlo. Ama stare in palestra, è veramente un gym boy e soprattutto lui mangia 4000 calorie al giorno, quindi deve anche avere un alto dispendio energetico, cioè 4000 calorie al giorno con questa BF. Di cosa stiamo parlando? Vai Fede, togliti la maglietta. Coach, passo la parola a te. Cioè ragazzi, guardatelo. Fede, faccio qualche posa. Ma che cazzo? Guardate la qualità muscolare. Ampio, spesso, denso muscolarmente. Cioè pazzesco. Pazzesco. Qualcosa di back? Cioè guarda le spalle. Restami lì. Abbassa qua. No. Abbassa. Quindi vieni qui. Alza un po' qua. Cioè ragazzi, guardate che schienetta, spaventoso, spaventoso. Cioè... L'ho già detto, porca. Sì, l'hai detto, l'hai detto. Ok. Ci fai vedere anche le gambe? Sì. Perché ovviamente se c'è una possibile gara come Classic Physique... Cioè ragazzi, guardate che gambe, che gambe. È veramente mostruoso. Ma stai male. Fede, tu pesi 80 kg in questa condizione. Se avete una bilancia lo vediamo subito. No, non ce l'ho la bilancia. 1,73 per 80 kg. Fammi una doppio bicipite con le gambe. Quindi, allora, porti i talloni un po' più vicini. Ok. Un filo di plié, bravissimo. Quindi le sbommi un filo verso l'esterno. Porti indietro. Bravissimo. Da qui, su. Tirami la gamba più che puoi. Tira le braccia e gambe. Comunque ha una linea indecente, spettacolare. Ha una linea spettacolare. Indecente. Che roba. Okay, fammi una back. Impressionante. Se riesci a tirare qui bene.
Ma che cazzo è sta roba? Vieni qui. Ok. Ale, che dici? C'è la possibilità per Fede di salire sul palco? Guarda un po' te. Qua mi taglia 300 calorie da gara. Neanche 200 calorie. Stop. È difficile da capire, da giudicare. È una via di mezzo tra classic e è BB. Una via di mezzo fra un classic e un BB. Non vorrei che fosse penalizzato per essere troppo muscolare. Per essere troppo muscolare nel classic. Però la realtà è che se noi dobbiamo andare in bodybuilding puro, ti tocca scendere perché deve essere tagliato. Quindi per cioè, esempio il tiraggio massimo. Oggigiorno se tu monti su un palco senza il tiraggio da bodybuilder... Vieni penalizzato. Vieni no, non penalizzato. È che vieni penalizzato, il livello si è alzato in maniera mostruosa, quindi... Però raga, cioè... È imbarazzante. Olla! Cioè ragazzi, di cosa ma stiamo parlando? Sto male, ti giuro. Ah, le forme... Allora, io ti dico di chi sembra... Pier Venturato, ragazzi. Io non so di chi stai parlando. È un BB, insomma, vecchia scuola. È uno di quelli che è andato anche all'Olimpia, mi sembra. O alle qualifiche per l'Olimpia, italiano. Così. Cioè, piccolo, iper dettagliato, una roba incredibile. È un classic fatto e finito, ok? Però da qua in su... La questione è, se io ti faccio posare così, prova a posarmi così, tira dentro l'addome senza contrarlo. Qui, tira le braccia. Spaventoso. Spaventoso. Cioè qua, ragazzi, la BF è quanto stiamo? Pazzesco. Fede, che dire, hai messo in difficoltà il coach, cavolo, l'hai veramente stupito. Bello, bello. Abbassati qui, ok. Strizza di più il tricipite, bello, strizza l'addome. Ok, sulle pose diciamo che c'è molto da lavorare perché secondo me non qui. Ti valorizzi per bene. Ok, devi sempre girarti, quindi okay. Devi farmi vedere questa porzione qui mm-hmm. e il tricipite. Ok. Spaventoso, spaventoso. Ma di che c***o parliamo? Cioè, se lui impara a posare, guadagna 10 punti in più. Vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come whey protein, questi gusti fantastici per soddisfare il mio fabbisogno proteico, energy aminos pre-workout, recovery aminos post-workout, intra-workout, creatina, che la utilizzo tutti i giorni, in più abbiamo queste creme proteiche splamabili veramente deliziose. Vi ricordo che trovate tutti questi prodotti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio prima di un vostro workout oppure soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico durante la giornata con questi gusti spaziali. Stiamo parlando di una gara natural, perché Federico, vi ripetiamo, vuole fare test antidoping, sangue, sì. Urine, se ci sono anche i capelli, vanno benissimo, anche i capelli, quello che volete. Questo ragazzo comunque è drug free, non ha mai utilizzato nulla. C'è da lavorarci, però... A livello di forme, sì. Vabbè, quello poi lo si fa in costruzione. Io sto parlando di definizione per entrare in gara. Un chilo e mezzo, tu sei da gara. Io direi molto semplicemente adesso scambiamo due pareri sul workout, perché Fede mi sa che tu fai un volume pazzesco, sì, ma anche per le calorie che mangi. Io direi anche se riduci le calorie da 4.000 a 3.000 e riduci un po' il volume di allenamento. Sì, sì, no, il fisico per dare si spazio anche al posing, comunque la fatica del posing ci potrebbe stare. Adesso Alessio ti dirà le cose precise. Sì, però sì. Io guarderei il calendario, e parlo seriamente, guarderei il calendario delle gare natural. Qua facciamo qualifiche nazionali e mondiali. Se lui dice che ho possibilità. Assolutamente sì. Io non ne so nulla di... Sì, sì, si può fare. Saresti stupido a non sfruttare questa genetica pazzesca. Contrai ancora il petto? No, vabbè, dai raga, ma di che c***o parliamo? Cioè, vabbè. Possiamo chiudere anche col video. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo quando abbiamo vinto gli italiani. Quante calorie sei ad oggi, attualmente? 4.000 al giorno. 4.000 al giorno. Ti alleni quanto al giorno? 3 ore, 7 volte a settimana. Sembra una barzelletta. Raga, lo fa, vi ripeto, perché lui perché mi piace, trovo il tempo per trovarlo, non perché... E come a voi piace ascoltare la musica, andare al cinema e il film dura 2, 3, 4 ore...
per lui vale la stessa cosa. Che, non so che cinema è andato Callà che guarda il film 4 ore, però di base... Con i Signori degli Anelli durano 3 ore. Sei Frodo tu, dove hai messo l'anello? No, comunque, raga, a parte gli scherzi, lui lo fa veramente perché ama allenarsi, cioè... 3 ore al giorno. A me piace allenarmi, ma lui proprio... 3 ore al giorno, 4.000 calorie al giorno, suddivise quanti pasti, come, macro, riesci... Sono tra i 10 e i 12 pasti al giorno, a seconda del tempo che trovo, perché normalmente li preparo tutti, magari la domenica, pasti freddi, pasta, riso freddo, faccio i pentoloni e ce li ho pronti per tutta la settimana. Carboidrati, le proteine le preparo al momento, che sia pollo, magari la carne un pochettino, vanno cucinate, rimangono muore magari per 1 o 2 giorni, e questa è la mia dedizione. Cioè 10 pasti al giorno. Che non sono delle abbuffate, ovviamente, sono dei micropasti come possono essere uno yogurt. Ma lo fai per una questione digestiva, enzimatica, per una questione che ti trovi bene così? No, mi trovo bene così perché allenandomi così tanto ho fame, quindi siccome mi piace anche mangiare, non è una rinuncia per me il cibo, perché se riesco a mantenere questa qualità mangiando così tanto... Certo. Però sto lavorando adesso con gli allenamenti che faccio con carichi intermedi, quindi non altissimi, su un numero di ripetizioni molto alto. Quindi fai conto 4-5 serie esercizio per 15-18 ripetizioni. 15-18 ripetizioni, 5 serie per esercizio, quanti esercizi per muscolo? All'incirca 10. È un volume di allenamento non altissimo, cioè infinito. Lavoro sul pump e sulla resistenza. Non so come faccia, non è geneticamente possibile questa cosa. È un caso più unico che raro. Io però credo per l'abitudine. Cioè 3 ore al giorno? Sì. Fai un'ora e mezza muscolo. Cioè sono petto bicipiti, un'ora e mezza di petto. Incredibile. Cioè allora, sai, da fuori si dice non puoi avere ragione, però se sei così hai ragione tu. Esatto. Okay? Questa è la vera regola di tutto, perché poi ognuno fa i suoi disegni pirotecnici di sto c***o e poi alla fine dei conti... Se per lui funziona. Per cui di base sta funzionando, ha funzionato. Io quella di Federe la vedo come una cosa pazzesca, perché... Io faccio praticamente un terzo del suo workout. E sono io che ti cerco di fare un po' così, perché sennò tu andresti ancora. Però di base è un terzo, sì, eh? Sì, esatto. È un terzo, quindi se ha ragione lui, ha ragione lui. Dall'altra parte ti dico, secondo il mio punto di vista, potresti raggiungere, che poi magari non è neanche, come si può dire, giusto per te, ok? Sì, sì, sì. Ridurre il volume o ridurre le quantità caloriche in base al volume che fai, all'allenamento che fai. Perché se stai avendo questi risultati è normale. L'importante è che tu la veda, chiaramente con un passato da powerlifter lo sai che cosa vuol dire alzare i carichi, ma l'importante è che tu la veda come una cosa olistica, questa cosa qua, nel senso che tu non ti debba andare a lacerare articolazioni, no. Legamenti, ma perché come, quella come roba dico lì... sempre questo volume di lavoro lo mantengo perché adesso ho 27 anni e tutto, ovviamente con l'avanzare dell'età, la degradazione del tessuto osseo e il resto... Dicono tutti così, poi passano a 4, ma come che... È possibile! Io sono consapevole del fatto che potrei mantenere una qualità muscolare con meno giorni e con un'alimentazione molto meno calorica. Io lo faccio perché trovo il tempo e mi piace dedicarmi. Certo. Diciamo che abbiamo capito che, secondo l'opinione di Alessio, e io mi fido ciecamente di Alessio, con 1,5 kg in meno c'è la possibilità di salire con ottime probabilità di successo, non dico altro, sul palco. Fede, sta a te nel capire se hai voglia di farlo. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo realmente tempo di farlo? Quando, devo valutare tutte queste cose qua. Cosa, posing, federazione. E a prescindere da ciò, test antidoping sicuri. Assolutamente. Quindi questo ragazzo test antidoping li farà. E li farà. Per forza. Così almeno non dicono più che sono dopato. Il superuomo. No, è veramente una cosa incredibile. Devi fare, vecchio. È questo. Vado. No, fermo. Morbido. Ascoltami, non fare cose. Vado avanti col bacino. No, avanti col bacino. Avanti col bacino, chiudo, deve essere chiuso, ferrato, okay. Ok, serrato, questa è giusta, da qui alzo il petto, chiudo, alzo il petto, però tengo un filettino basso alla spalla e alto il gomito, denso che, ok, questa roba qua è, chiudo, qui sono attivo ma il petto lo alzo. Ok, fermati qui, sì. Apri la mano con le tre dita da... Sai che secondo me sei un classic? Anche secondo me, perché è estetico,
è molto molto estetico. Dobbiamo tirare via questo grassoccio che c'è qui. Che grassoccio, mi viene da ridere. Cioè, sembra come... Ma che poi è stranissimo, perché in teoria qua sarebbe più difficile farlo andare via. No, no, ma lì è incredibile. Non è incredibile. C'è, non c'è niente. Ma il c***o ce l'hai? Cioè, sì. sei tipo Ken. Ma come? Tiratissimo anche lì, ho capito, però non c'è il c***o. No, incredibile. Pazzesco. Pazzesco. Allora, facciamo così, ragazzi. Adesso ne parliamo col coach. In un prossimo video, più avanti, vedrete una possibile programmazione da parte di Alessio per le prossime 12 settimane all'incirca per far salire questa bestia sul palco. Fede, qua... Qua non si scappa più, Bisogna salire, se imparare mi dite, il posing. Se mi dite che posso fare qualcosa, io sono ignorante. Sì, col fisico che ti ritrovi, qualcosina la potrai pur fare. Qualcosa tiriamo fuori. Un ragno dal buco la tiriamo fuori. No, ragazzi, è veramente pazzesco. Quindi, che dire, adesso abbiamo un bel po' di lavoro da fare, dobbiamo strutturare per bene tutto il programma, tutto il protocollo. Ovviamente, amici, fatemi sapere il vostro parere. Federico è un fisico pazzesco. Secondo quello che dice Alessio, ha ottime potenzialità di fare grandi cose sul palco. Sì. Di conseguenza, sproniamolo, facciamolo salire su un palco, facciamogli fare tutti i vari test antidoping e su questa cosa mi raccomando. Assolutamente, se sono da fare. Che dire, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi, come sempre, ci vediamo per forza al prossimo video. Ciao, ragazzi. Grazie.